Ciao a tutti. I tessuti di cotone, realizzati appunto in armatura tela, come abbiamo detto, si possono dividere in base al thread count, quindi alla densità di fili che ci sono. Tanto per capirci, nel mondo commerciale hanno preso dei nomi diversi che voi probabilmente conoscete. Si parla di voile, di pelle ovo, di battista, di tela, di percale e di popeling, giusto per citare i principali. Qual è la differenza? Che tutti sono realizzati in cotone, tutti sono realizzati con un intreccio tela, quindi non c'è né diritto né rovescio. L'unica differenza è che vengono usati filati finissimi, tipo il voile che è trasparente, o filati più grossolani, tipo la tela, per realizzare un prodotto finito diverso, quindi possono andare bene per l'abbigliamento, per le lenzuola, oppure fino anche alle tappezzerie. Ciao a tutti e grazie.